È tutto pronto a Vallefoglia per il ritorno degli studenti tra i banchi di scuola. Durante la conferenza stampa organizzata dal sindaco Palmiro Chielli e dall'assessore all'istruzione Barbara Torcolacci, è stata presentata l'organizzazione di un anno scolastico completamente rivoluzionato a causa dell'emergenza Covid. Tra le misure di sicurezza annunciate per rispettare le norme anticontagio, si è parlato anche dell'attivazione di un ulteriore pulmino per il trasporto scolastico. Per quanto riguarda Vallefoglia non abbiamo particolari problemi, abbiamo tutti i plessi scolastici hanno le potenzialità per rispettare il distanziamento sociale richiesto e così le classi. Non abbiamo avuto necessità di acquistare banchi monoposto perché eravamo già dotati di questa modalità e quindi al momento non ci sono classi in emergenza e quindi tutti, come lo scorso anno, riprenderanno la didattica in presenza. Abbiamo anche verificato e stiamo ancora verificando gli spazi per la mensa scolastica. E al momento anche qui non abbiamo particolari problemi. In base al plesso ovviamente valuteremo se ampliare, qualora ci fossero gli spazi, banchi, onde garantire la mensa come veniva svolto lo scorso anno, oppure applicare una doppia turnazione o addirittura, laddove ci sia impossibilità, utilizzare le lunch box da consumarsi direttamente in aula. Ieri sono scadute le domande per il trasporto scolastico e quindi in base alle domande pervenute valuteremo appunto le modalità. Vi anticipo che la società che ci gestisce il trasporto ci ha già garantito un ulteriore pulmino di 40 posti da utilizzare, quindi da aggiungere ai mezzi già in uso gli scorsi anni. Quello che faremo è ridisegnare i percorsi. Questo perché? Perché abbiamo la necessità di ridurre il più possibile i tempi di permanenza dei ragazzi sugli autobus. Proprio ieri è stato firmato il protocollo Stato-Regioni che garantisce e consente la capienza fino all'80%. È chiaro che qualche problema ci sarà sempre, però noi, per esempio, penso a Montecchio, in via Guidi, abbiamo costruito 6 aule nuove. Ci sono degli spazi importanti in quella scuola, abbiamo realizzato, recuperando altre 3 aule a fianco alla chiesa di Montecchio, abbiamo realizzato 3 aule più 3 aule alla scuola elementare materna di Bottega di Vallefoglia. Abbiamo anche su Pian del Bruscolo fatto dei lavori che ci consentono di essere un anno scolastico nella sicurezza così come prevedono le norme.